oggi vorrei completare lo sforzo, non ci manca molto per completare lo sforzo normale di sessione, quindi facendo un rapidissimo riepilogo di quello che abbiamo visto in queste ore, la prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo detto che sigma 3,3 era uguale a G0 più G scalare X, va bene? Dove G0 era uguale a N su A e G è uguale a J a meno 1 momento flettente ortogonale. Ok? Poi abbiamo ricavato il campo degli spostamenti, in questo momento non vogliamo ricavarlo un'altra volta, non vogliamo, perché non ci servirà per gli sviluppi che vogliamo fare questa mattina, però abbiamo ricavato le espressioni di U con 1, U con 2, U con 3, va bene? Saranno quelli che saranno. Poi abbiamo studiato alcuni casi particolari, e cioè abbiamo studiato la flessione retta, allora che significa flessione retta? Intanto che è flessione, quindi non c'è sforzo normale, cioè lo sforzo normale è nullo, va bene? Quindi n uguale 0 e il momento flettente agisce lungo una direzione principale di inerzia della sezione. Direzione principale di inerzia, va bene? E abbiamo ricavato tutta una serie, no, di, abbiamo visto tutta una serie di conseguenze di, questa, no, di questo tipo di sollecitazione. Poi abbiamo rimesso insieme, no, la flessione retta con una seconda flessione retta, componendole insieme abbiamo una flessione composta. Che è caratterizzato solo dal fatto che n è uguale a 0, ma il momento flettente non agisce più lungo una direzione principale di inerzia. Va bene? Che significa che in un sistema principale di inerzia, no, il momento flettente ha due componenti, uno lungo la direzione 1, un altro lungo la direzione 2. È una flessione in generale, diciamo così. Va bene? Adesso vogliamo rivedere la flessione ripristinando un valore di n diverso da 0, va bene? Come l'ho chiamata? No, ah, questa l'ho chiamata composta in realtà, con n diverso da 0. La flessione in generale invece si chiama flessione, va bene? Vediamo, faccio prima, deviata. Flessione retta, facciamo così, anzi, scusate, ripuliamo questo, cioè abbiamo fatto flessione retta, flessione deviata, ed era quello che vi stavo appunto appena dicendo, cioè n è uguale a 0 ma m ha le due componenti tutte e due, e infine la, riguardiamo la flessione composta, che è la flessione in cui abbiamo anche uno sforzo normale diretto da, diverso da 0, ok? N diverso da 0. Bene. E ovviamente, voglio dire, della flessione composta in qualche modo già ce ne siamo occupati, perché questa formula qua riguarda esattamente la flessione composta, perché è una formula che contiene sia l'effetto dello sforzo normale che l'effetto del momento flettente, e in realtà anche quando abbiamo ricavato i valori degli spostamenti, le espressioni degli spostamenti, noi già tenevamo conto di tutto, dello sforzo normale, del momento flettente, di tutto. Quindi già abbiamo parlato della flessione composta. Vediamo di dire qualche altra cosa su questo tipo di sollecitazione. Allora, intanto partiamo esattamente da questa espressione qui, della sigma 3,3,
sostituiamo naturalmente queste due formule di G0 e G e scegliamo un sistema di riferimento principale di inerzia, in maniera tale che possiamo invertire la G-1, che ovviamente diventa molto facile invertirla perché è diagonale, e la formuletta della sigma 3,3 diventa estremamente semplice. Va bene? E quindi in questo caso che cosa avremo? Che sigma 3,3 è uguale a N diviso A più momento flettente 1 diviso I11 per x2 meno momento flettente 2 diviso I22 per x2. Va bene, questa è la formuletta, va bene, della flessione deviata, perché ci sono tutte e due i momenti flettenti, e composta, perché c'è anche lo sforzo normale, quando però prendiamo un sistema di riferimento principale di inerzia, che è comodo, va bene? Facciamo così. Per prima cosa, mettiamo in evidenza N diviso A. Ok? E se mettiamo in evidenza N diviso A, qui avremo 1 più, e ovviamente qua avremo momento flettente 1 diviso I11 che moltiplica A diviso N. D'accordo? Avendo messo N su N evidenza. Più, meno, scusate, momento flettente 2 diviso I22 che moltiplica sempre A diviso N. Ovviamente questo è moltiplicato per x2 e questo è moltiplicato per x2. Va bene? Cerchiamo di capire che cosa sono questi rapporti 1 e 2. Bene, questi due rapporti tra il momento flettente e lo sforzo normale. Ok? Benissimo. Allora, facciamo così, guardate. Noi abbiamo una sezione, per esempio questa è la sezione terminale, no? E quindi sarà la sezione A con L, va bene? E in questa sezione A con L immaginiamo che è applicato uno sforzo normale e per il momento vediamo il momento M con 1, va bene? Quindi avremo uno sforzo normale che è fatto così, questo è M, d'accordo? E il momento flettente M con 1 sarà M. Il sistema di riferimento naturalmente è sempre questo, questo è x con 3, questo è x con 2 e quest'asse qua sarà x con 1. Ovviamente in realtà l'origine del sistema di riferimento sta sulla base 0, però va bene, abbiamo traslato nella curva per rappresentarlo. Va bene? Allora, e quindi vedete che questo momento flettente qui ho messo un momento flettente positivo, scusatemi, gira così, cioè 2 verso 3, in senso laterale, quindi è lungo l'asse 1 positivo, nella direzione ortogonale. Va bene, questa sollecitazione fatta da sforzo normale e momento flettente equivale, vi rifaccio lo stesso disegnino della sezione terminale, equivale a una sollecitazione che vede una forza applicata a una certa distanza d rispetto al baricentro della sezione, diciamo così. Diciamo questa distanza qui, per il momento la chiamo di n. Bene. E questa distanza d, va bene, deve essere tale che mi deve dare ovviamente una sollecitazione perfettamente equivalente a questa, cioè mi deve dare come sollecitazione una risultante che è di nuovo lo sforzo normale, e questo è naturale, me lo dà, va bene? E il momento risultante deve essere esattamente uguale a questo momento risultante M1, ok? Allora, deve capitare cioè che M1 flettente deve essere uguale a N per D per questa distanza.
Allora, se la distanza, no, mi è data dal rapporto tra M1 ed N, ok? Se questa distanza qui, che io ho scelto dove ho applicato questo forza N, mi è data esattamente da questo rapporto M1 ed N, ovviamente queste due sollecitazioni sono staticamente equivalenti, hanno la stessa risultante e lo stesso momento risultante. Ok? Ci siamo? Bene, questa distanza qui, che è il rapporto tra momento flettente 1 ed N, in realtà è quella che viene chiamata eccentricità della forza. Bene. Allora, per ricordarci che l'eccentricità della forza è che ci fornisce questo momento flettente ed è lungo la direzione 2, vedete, lungo la direzione 2, questa distanza la chiamiamo E2. Ok? Questo significa che questo rapporto M1 su N in realtà lo possiamo descrivere come questa eccentricità E2, e quindi in questa formula, se io faccio questo passaggio ulteriore N su A 1 più questo rapporto qui M1 su N lo posso descrivere come E2, ok? Mi fermo, non completo la formula, va bene? Non completo la formula. Vediamo che cosa sta succedendo su quest'altro rapporto, poi piano piano completeremo la formula. E allora io cancello tutto questo disegno e devo fare sostanzialmente lo stesso ragionamento, però naturalmente visto sul momento flettente 2. Ok? Allora devo un attimino ridisegnare le cose. Quindi ho adesso questa sezione qui, che come al solito per me è la sezione terminale. Sulla sezione terminale agisce uno sforzo normale M. Va bene? Vediamo un attimino quali sono gli assi che sto andando a vedere adesso. Adesso gli assi sono come al solito, questo è l'asse X con 3. Ok? Poi l'asse 2 è questo asse qui, se vogliamo. Va bene? E a questo punto l'asse X con 1 è così. Questo è l'asse X con 1. Va bene? Verso l'alto. Così come al solito formano un sistema di riferimento leggero. Bene, 3 va su 1, va bene, 1 va su 2 e così via. Scusatemi, 2 va su 3 e così via, 1 va su 2. Va bene. E in questo caso che cosa avrei? Avrei questo momento flettente M2, va bene, che agisce lungo questa direzione qui, cioè ortogonale al piano della lavagna. Ed è positivo, naturalmente, lo pensiamo positivo. Quindi agisce così. Quindi vedrei questo momento flettente così, che è il momento flettente 2. Bene, ci siamo. Allora, a questo punto, io dico, bene, questa sollecitazione di sforzo normale in momento flettente è equivalente a una sollecitazione in cui applico solo una forza, ma con un punto di applicazione differente da quella del baricentro. E in particolare applico uno sforzo, una forza che vale sempre n, e per ottenere lo stesso verso, guardate, del momento flettente, questa forza deve essere applicata più in basso, diciamo così. Bene? Quindi io qui vado ad applicare questa forza qui, n, va bene? E, come dire, rispetto al baricentro, questa la posso vedere come al solito la distanza di prima, no? L'ho chiamata D prima, va bene? La vogliamo ancora chiamare D? Chiamiamola ancora D. Va bene? E questo sforzo normale moltiplicato questa distanza D deve essere uguale al momento flettente 2, come prima. D'accordo?
Allora guardate che in realtà questa distanza d dovrà rappresentare un'eccentricità lungo la direzione 1, eh? Vedete che ci stiamo muovendo adesso, questa è una distanza lungo la direzione 1, bene. Ed ovviamente questa distanza d, no? Per dare un momento flettente positivo, cioè così, deve essere applicato da questa parte, va bene? Dove la x con 1 è negativa. Allora che succede? Succede che se prendiamo appunto una x con 1 negativa moltiplicata per n ci darà un momento negativo, ma noi lo vogliamo positivo perché per noi questo è un momento positivo, e allora dobbiamo cambiare il segno, chiaro? E quindi dobbiamo scrivere la relazione in questi termini: n che moltiplica la distanza meno e con 1 è uguale a momento flettente 2. Allora, tanto per essere chiari, se questa è con 1, no? E questa quantità qui ovviamente è negativa, eh? È una distanza negativa perché sta dalla parte delle x con 1 negative, ok? Gli ho cambiato il segno, ci ho messo meno davanti e mi diventa positiva. Moltiplicato per lo sforzo normale, che è di trazione, quindi è positivo, mi sta generando un momento flettente positivo anche quello. Allora significa che questa è con 1 altro non è che meno il momento flettente 2 diviso lo sforzo normale. Questa è l'eccentricità di questa sollecitazione. Allora significa che al posto di tutto questo, compreso il meno, guardate, sto comprendendo questo meno, al posto di meno m con 2 diviso n, meno m con 2 diviso, posso mettere e con 1. Quindi qua ci sarà più e con 1. Ok? Ovviamente non abbiamo finito perché manca ancora questo termine i11 diviso a, va bene? Per x con 2, questa parte della formula, dire. E poi manca un termine i22 diviso a per x con 2. Ok? Bene. Introduciamo queste due quantità, una che si chiama rho con 1 ed è la radice quadrata di i22 diviso l'area, e un'altra che si chiama rho con 2 ed è uguale alla radice quadrata di i11 diviso l'area. Questi si chiamano raggi di inerzia. Raggi di inerzia, ok? È una definizione, è un raggio, ovviamente è una lunghezza, perché ricordiamoci, il momento di inerzia è una lunghezza alla quarta, l'area è una lunghezza al quadrato, quindi il rapporto è una lunghezza al quadrato, la radice quadrata è una lunghezza, quindi è una lunghezza, okay? E quindi che possiamo fare? Al posto di qua i11 diviso a, i11 diviso a, possiamo mettere rho con 2 al quadrato, vedete? Quindi qua è diviso rho con 2 al quadrato e ovviamente per x con 2, e qui al posto di i22 diviso a, questo i22 diviso a, possiamo mettere rho con 1 al quadrato. Sollecitazione di sforzo normale e flessione si può, se vogliamo, risolvere considerando questa formuletta, va bene? E cioè tenendo conto dello sforzo normale applicato, delle due eccentricità con 1 e con 2, va bene? E ovviamente inserendo nella formula queste definizioni dei raggi di inerzia, va bene? Guardate che se vogliamo possiamo anche fare così, eh? Cioè possiamo dire che il vettore è, che il vettore di componenti è con 1 e con 2, va bene? Questo vettore è, ricordiamoci come l'abbiamo ricavato,
non è altro che 1 su n per il vettore mf ortogonale. Ok? E quindi e con 1 e voi ce l'avete ancora scritto sul quaderno, noi l'abbiamo cancellato per andare avanti, ma e con 1 altro non è che la prima componente di mf ortogonale è meno m2, eh? Quindi e con 1 è meno m2 diviso n, ok? E con 2 è uguale a m1 diviso n, ok? Siamo? Va bene, questo è solo un modo per scrivere in maniera differente l'espressione della sigma 3 tri. È interessante in questo caso trovare l'asse neutro, va bene? E naturalmente l'asse neutro si ha come al solito quando sigma 3 tri è uguale a 0. Bene? Ovviamente stiamo pensando a un caso in cui n è diverso da 0, va bene? Allora, se sigma 3 tri deve essere uguale a 0 per trovare l'asse neutro, e abbiamo detto n non è 0, vuol dire che deve essere 0 quello che sta dentro la parentesi. Ok? Quindi scriviamo questa espressione. Allora, l'espressione è 1 diviso rho 1 quadro per x con 1 più e 2 diviso rho 2 quadro per x con 2 più 1 è uguale a 0. Ovviamente è un asse neutro, è l'equazione di una retta, no? È un'equazione della retta in cui voi questa cosa la potreste vedere così: ax1 più bx2 più c è uguale a 0. Questa è l'equazione della retta, va bene? D'accordo? Allora, immaginiamo di aver assegnato noi una retta, no? Prendiamo una sezione, ok? E io assegno una retta, questa retta qui, va bene? Questa è una retta che mi è definita dall'equazione ax1 più bx2 più c è uguale a 0. Ovviamente affinché queste due, cioè che affinché questa retta che io ho segnato rappresenti l'asse neutro di questa sollecitazione caratterizzata da E1 e E2, deve accadere che prendiamo tutta questa equazione, per prima cosa la dividiamo tutta per C, e quindi otteniamo A diviso C x con 1 più B diviso c x con 2 più 1 è uguale a 0. Ho solo diviso per c. Bene. E allora, appunto, affinché questa retta sia esattamente questa retta qui, deve accadere che a diviso c è uguale a e1 diviso rho 1 quadro. Ok? Siete? E B diviso C sia uguale a E2 diviso rho 2 quadro. Ok? E da questa allora possiamo fare così: se noi assegniamo a B e C, cioè abbiamo assegnato la retta, possiamo capire qual è l'eccentricità che corrisponde a quell'asse neutro. Cioè possiamo ricavare, risolvendo questa espressione rispetto a E1 e E2, l'eccentricità in funzione dei parametri che governano l'equazione di questa retta. E quindi, ok?
sappiamo che E1 è uguale a A diviso C che moltiplica rho con 1 al quadrato, e E2 è uguale a B diviso C che moltiplica rho con 2 al quadrato. E cioè, che cosa ho fatto io? Rifacciamo un attimo il punto della situazione. Voglio l'asse neutro, va bene? L'asse neutro naturalmente è definito dal fatto che questa quantità, questa equazione deve essere nulla. Questa equazione è un'equazione di una retta. Allora scelgo io una retta, va bene? E dico, per me questo è un asse neutro. E mi pongo questo problema. Assegnata che sia la retta, qual è, dove è applicata lo sforzo normale N? Cioè, qual è l'eccentricità che corrisponde a questo asse neutro? Avete capito? È esattamente un po' il problema, come dire, inverso rispetto a quello che normalmente noi abbiamo in mente. Cioè, assegnata la sollecitazione, voglio sapere dov'è l'asse neutro. Ok, questo è il problema diretto che abbiamo sempre in mente. Invece questo è un po' il contrario, va bene? Assegnato l'asse neutro, qual è la sollecitazione che genera quell'asse neutro? E questo abbiamo risolto. E abbiamo detto che la sollecitazione che genera quell'asse neutro è caratterizzata dal fatto che le due componenti del vettore dell'eccentricità hanno esattamente queste espressioni. Mi sono spiegato? Ok? Allora, facciamo un esempio semplice, d'accordo? Allora, cancello questo che è più complicato, naturalmente. Facciamo un esempio semplice. Quando penso a un esempio semplice, ovviamente penso a una sezione rettangolare dove tutte le cose sono molto più facili da fare. Abbiamo una sezione rettangolare. Questo è il mio sistema di riferimento. Questo è x con 1, questo è x con 2. Naturalmente la sezione rettangolare è caratterizzata da dimensioni b per h, ok? La prima cosa che possiamo fare è trovare i due momenti di inerzia, i con 1 e con 2. I 1, 1 sarà uguale, il momento di inerzia rispetto all'asse 1 sarà uguale a b h al cubo dodicesimo. Il momento di inerzia I22 sarà uguale a, il momento di inerzia rispetto all'asse 2 sarà HB al cubo dodicesimo. Ovviamente l'area è liberata. Questo significa che rho con 1 quadro, rho con 1 quadro è uguale a I11 diviso, scusatemi, rho con 1 quadro si è scritto lì, dove sta scritto, non l'ho scritto, l'ho cancellato, ma rho con 1 quadro è uguale a I22 diviso A, ok? Era I22 diviso A, quindi dobbiamo prendere questo momento di inerzia e dividerlo per B per H, e quindi rho con 1 quadro ci verrà B quadro dodicesimo. Bene. Mentre rho con 2 quadro sarà uguale a h quadro dodicesimo. Attenzione che qua c'è un po' di abuso di notazione, perché in realtà abbiamo chiamato con b anche questo coefficiente che entrava in questa equazione, e quindi ci troviamo sempre questo b sempre dappertutto, per cui adesso se questo si chiama b per h e facciamo così, e a un certo punto andiamo a sostituire, poi ci troviamo in difficoltà, quindi facciamo così, diamogli un nome leggermente diverso a questo b, in modo da distinguerlo dal b dell'equazione della retta. Che ne so, possiamo dire che questo è b cappello, va bene? Bicappello, basta, è un bicappello, va bene? Per dargli, giusto per dargli un nome diverso, va bene? Ci siamo. Ok, arrivati a questo punto, scegliamo una retta, siamo qui, scegliamo una retta, va bene? Scegliamo una retta qualsiasi, ma in questo momento prendiamola abbastanza semplice, va bene?
Per esempio, prendo questa retta qua. Questa retta la chiamo la retta R1, anche perché faremo più esempi, eh? La retta R1. Qual è l'equazione, Qual è l'equazione della retta R1? L'equazione della retta R1 è che x con 2 è uguale a h mezzi. Questa è l'equazione. Va bene? La vedete? X con 2 uguale a h mezzi. Sto proprio sul bordo della mia sezione. D'accordo? Allora, facciamo un attimo, ho tenuto conto di questa equazione. Questa equazione, vedendola scritta in questo modo, è come se avesse A uguale a 0, ovviamente, B uguale a 1, vedete? B è uguale a 1, e C è uguale a meno H mezzi, ok? Cioè, questa equazione, se la volessimo scrivere come AX1 più BX2 più C uguale a 0, che cosa avremo? Avremo che qua ci sarebbe 0 per x con 1, perché non c'è nulla che moltiplichi x con 1, più 1 per x con 2, perché qua c'è 1 per x con 2, vedete? E poi c, ovviamente questo deve andare da quest'altra parte, meno h mezzi. Va bene? Cioè, in altri termini, come dicevamo prima, b è uguale a 1 e c è uguale a meno h mezzi. D'accordo? Ovviamente, scusatemi, A è uguale a 0, non l'ho messo, ma A è uguale a 0, anche di questo, eh? Benissimo, allora a questo punto io dicevo, bene, allora io ho scelto questa retta e voglio che questa retta sia l'asse neutro di una sollecitazione. Qual è la sollecitazione? E beh, semplice, entro in queste formulette, va bene? E mi dice chi è E1 e chi è E2 in funzione dei termini che mi definiscono l'equazione della retta. E quindi ciò che è E1 la prendo da qua, che E1 sarebbe A diviso C rho 1 quadro, ma A è 0, quindi E1 è 0. E E2 è uguale a B diviso C che moltiplica rho quadro. Allora B è uguale a 1. Ok? C è meno h mezzi, quindi qua mi viene meno 2 diviso h. Ci siete? Per rho 2 quadro. Rho 2 quadro l'abbiamo calcolato prima, eh? Rho 2 quadro era questo, va bene? Sarebbe h quadro 12. E quindi mi viene meno h sesti. Ok, allora che significa? Che se io vado in questo schema, no? Nella mia figura, no? E prendo x con 1 uguale a 0, va bene? Quindi sto sulla retta questa qui, e x con 2 uguale a meno h sesti, è molto facile fare h sesti perché basta prendere tutta la h e dividerla in tre parti uguali, ok? Immaginiamo che 1, 2, 3 sono uguali, è un h terzi, va bene? Quindi questo qui è il meno h sesti e corrisponde a questa eccentricità associata a questa sollecitazione qua. Scusate, associata a questo asse neutro qua. Ecco qua, è vero. Questa eccentricità la chiamo per esempio C1 ed è quella associata alla retta numero 1. Bene. Rileggiamo un altro risultato. Il risultato è questo, è semplice. Se noi abbiamo uno sforzo normale applicato qui in C1, l'asse neutro è questo.
questo è il risultato. Bene? Questo è il risultato. Ma possiamo fare, scegliere un'altra retta e vedere che succede. Bene. Visto che abbiamo tutti i conti già fatti per questa retta qui, prendiamo una simile e in particolare prendiamo questa R2. La retta R2, adesso io cambio le carte in tavola qui, va bene? Però faccio così, mi conservo il risultato che abbiamo ottenuto. Il risultato che abbiamo ottenuto dove lo conservo qui. C1 è definito da E1 uguale 0, E2 uguale meno H6. Ok, adesso tutto questo lo posso pure cancellare, volendo, bisogna che conservato il risultato. E prendo la retta R2. Adesso io piano piano mi cambio le cose. Prendo la retta R2. Ovviamente l'equazione della retta R2 sarà un po' simile all'equazione della retta R1 che abbiamo visto prima. E infatti l'equazione della retta R2 sarà x2 uguale a meno h mezzi. Siamo qua sopra. Va bene? Quindi basta mettere un meno qua davanti. Ok? Bene, che cosa voglio? Voglio che rappresentare questa equazione di questa retta in questo modo. Allora, se voglio rappresentare l'equazione di una retta in questo modo, vuol dire che qua ho questa equazione di una retta, con il più adesso naturalmente. In altri termini avrò che, ancora una volta, che B è 1, C è più H mezzi e A è ancora uguale a 0. Allora, se A è uguale a 0, come abbiamo fatto prima, entriamo in questa equazione qua e ci dice che E1 deve essere uguale a 0. Bene. Se B è uguale a 1, entriamo ancora una volta in questa equazione qui e ci dice che E2 è uguale a 1 diviso C. In questo caso C è uguale a h mezzi, quindi 2 su h, eccolo qua, 2 su h, ovviamente qua abbiamo dovuto cambiare il segno, va bene? 2 su h per rho 2 al quadrato, che come al solito è h quadro 12, e quindi mi viene h sesta. E questo mi genera questo secondo punto, per esempio, che è il C2, cioè che il punto, cioè l'eccentricità della forza che corrisponde a un asse neutro che assume questa posizione qui. Ok? Vado avanti, scelgo un altro asse e prendo l'asse questo qui. R3, naturalmente disegno questa soluzione, C2 e risponde a E1 uguale a 0 e E2 uguale a H6. Prendo quest'asse C3, R3 scusate, R3, e ovviamente qua devo un po' cambiare le cose, adesso cancello un po' tutto, tanto vuol dire i passaggi sono sempre gli stessi, però adesso si scambiano un po' le cose. Allora prendo la retta R3. Bene, qual è l'equazione della retta R3? x/1 uguale a b mezzi, b cappello mezzi, perché abbiamo detto che allora quindi x/1 uguale b cappello mezzi. Va bene. E quindi che cosa succede? Che facciamo un po' più rapidamente. A è uguale, B è uguale, C è uguale. Allora, in questo caso A che cosa è uguale? Guardiamo sempre l'equazione, è questa. A è uguale a 1, cioè chi moltiplica x/1? Esattamente 1. A è uguale a 1. Chi moltiplica in quell'equazione x/2?
nessuno, quindi B è uguale a 0. Ed infine, quanto vale C? Vale meno B cappello mezzi, portandolo naturalmente qui sotto. E quindi noi abbiamo che E1 sarà uguale a, ricordiamoci, A diviso C rho 1 quadro, ok? Allora quindi sarebbe A che vale 1, C è meno B cappello mezzi, quindi qua abbiamo meno 2 diviso B cappello, che moltiplica rho 1 quadro, ok? E rho 1 quadro quanto vale? Ce l'abbiamo scritto qua, B cappello al quadrato dodicesimi, e cioè è B meno B cappello sesti. Quanto vale E2? E2 è B diviso C per rho 2 al quadrato, ma quanto vale B? B vale 0 e quindi ovviamente E2 è uguale a 0. Allora, questo è quello che noi possiamo chiamare il punto C3, va bene? E questo punto C3 dove si troverà? Si troverà da quest'altra parte. Ok? Ed infine, lo scrivo qua, questo è il punto C3, C3 è 1 uguale meno B cappello sesti, e 2 è uguale a 0. E infine possiamo prendere la retta, questa qui, R4, bene? E ovviamente avete capito i conti, inutile che stiamo a rifare un'altra volta, sono esattamente sempre gli stessi conti, e troveremo questo punto qua, C4, che corrisponde alla retta R4, va bene? Quindi alla retta R4 ci sarà una C4 che avrà econ 1 uguale a B cappello sesti ed econ 2 uguale a C. Ovviamente io, guardate, ho preso queste quattro rette, potevo scegliere anche altre rette. Per esempio, facciamo un controllo, cioè ritorniamo un attimo sulla retta R1, va bene? E nella retta R1 abbiamo detto, quando prendevamo la retta R1, definivamo questo punto C1 che appunto era caratterizzato dal fatto che E con 1 era uguale a 0 e E con 2 era uguale a meno H6. Facciamo così, adesso invece di prendere la retta R1, prendiamo un'altra retta, bene? Per esempio prendiamo questa retta qui, R1, ok? Allora, la retta R1 è caratterizzata dal fatto che l'equazione che definisce la retta è, diciamo che questo è H quadro, va bene? Prendiamo così, H quadro, quindi è l'equazione X con 2 uguale H quadro, bene? Ci siete fin qui? Ci siamo? Ho scelto un'altra retta parallela a R1, ma a una distanza invece che h mezzi, h quarti, ok? Che cosa accade? Che come al solito dobbiamo trovare quanto vale A
C, e quindi poi ricavare E1, E2. No, solito percorso, d'accordo? Allora, se x con 2 è uguale a h quarti, a è uguale a 0, niente moltiplica x con 1, bene, quindi a è uguale a 0. B come al solito vale 1, ok? E c vale meno h quarti. Ovviamente se a vale 0 e 1 è uguale a 0, e invece E2, no? Ci viene come al solito B diviso C per rho con 2 al quadrato. Allora B sempre 1 è, la C è meno H quarti, eh? Quindi qua scriviamo come al solito meno 4 diviso H moltiplicato il solito rho 2 quadro, e il rho 2 quadro è questo qua, cioè H quadro diviso. A che cosa è uguale? È uguale a meno h terzo. Cioè, guardiamo un po' questi due risultati, uno è questo e un altro è questo. Bene, e questi due risultati ci dicono, guarda, se prendi questa retta qui come retta di asse neutro, l'eccentricità corrispondente diviene qui, ok? A questa distanza che è h sesti, meno h sesti, che sarà la parte negativa, però la distanza è h sesti. Se prendi una retta che si sta avvicinando al baricentro, e cioè non è più h mezzi ma è h quarti, va bene? E il centro di pressione si è spostato, va bene? Se questa era h sesti, questo è diventato h terzi, cioè si è allontanato. Quando tu avvicini la retta al baricentro, l'eccentricità corrispondente si allontana. È chiaro? Si allontana. Ok? Questo è l'effetto. L'eccentricità corrispondente si allontana. Allora, possiamo in qualche modo vedere questa formula. Ricordiamoci, questa C che sta qua sotto rappresenta la distanza dal baricentro della retta. Ricordo che C era il meno h quarti, che era la distanza dal baricentro della retta, cambiato di segno, d'accordo? Più C diventa grande, va bene? Grande, vedete, in valore assoluto, va bene? Più C diventa grande in valore assoluto, più E con 1 diventa piccolo. Più C diventa piccolo, più E con 1 diventa grande. Questo che significa? Se prendiamo una retta che si avvicina sempre di più, l'eccentricità si allontana sempre di più. Chiaro? Se al contrario prendiamo un'eccentricità, scusatemi, una C, cioè una retta che si allontana sempre di più, e più naturalmente vuol dire che questo è grande e con uno diventa piccolo, cioè l'eccentricità tende a andare verso il baricentro. Mi sono spiegato? Nel limite, no? In cui per esempio C tende a infinito, vuol dire che l'eccentricità sta tendendo a zero, ma se C sta tendendo a infinito, vuol dire che, voglio dire, appunto, l'eccentricità sta tendendo a zero, vuol dire che la sollecitazione è di puro sforzo normale senza neanche più il momento flettente. Stiamo togliendo il momento flettente, piano piano. Se invece, voglio dire, facciamo tendere C verso lo zero, vorrà dire che in qualche modo questo sta tendendo a infinito. Quindi l'eccentricità sta tendendo a infinito. Che significa? Ricordiamo, l'eccentricità è il rapporto tra il momento flettente e lo sforzo normale. Vuol dire che lo sforzo normale sta tendendo a zero e sta rimanendo solo il momento flettente. Va bene? Allora,
Detto questo, abbiamo capito questo fatto, come dire, fondamentale, va bene? E cioè, se avviciniamo l'asse neutro, l'eccentricità si sta allontanando dal baricentro. Se allontaniamo l'asse neutro, l'eccentricità si avvicina al baricentro. Questo è l'effetto. D'accordo? Bene. Andiamo su un'altra cosa. Cancelliamo questa retta R'1, va bene? E lasciamo queste quattro rette che avevo scelto all'inizio, che avevo scelto e sul quale abbiamo trovato, come dire, le quattro eccentricità corrispondenti, e le avevo scelte non tanto a caso, perché sono delle rette molto particolari, va bene? Cioè sono delle rette che noi abbiamo segnato come assi neutro, che però, voglio dire, sono tangenti alla mia sezione, vedete? Sono tutte rette che sono tangenti alla mia sezione, e io ho trovato quali sono le eccentricità che corrispondono a queste quattro rette tangenti alla mia sezione. Ovviamente non sono tutte qua le rette tangenti, perché ci sono altre infinite rette tangenti. Bene, per esempio, ve ne faccio vedere un'altra retta tangente. Questa è un'altra retta tangente, la vedete? E così tutte le rette che stanno, come dire, in questo quadrante. Bene, tutte queste rette sono tutte rette tangenti. Bene, non lo dimostriamo, ma si può dimostrare che se uno si va a calcolare l'eccentricità corrispondente, per esempio, a una di queste rette, bene, l'eccentricità si trova esattamente sulla congiungente di questi due punti. Bene, cioè dell'eccentricità corrispondente a questa retta, C1, e dell'eccentricità corrispondente a quest'altra retta, C4. Se io prendo una retta che, come dire, sta nel fascio tra R1 e R4, va bene? L'eccentricità di questa retta si trova sulla congiungente di questi due punti. Quindi se considero tutte le rette che spazzano in questo quarto di piano, alla fine trovo tutti i punti che mi uniscono il C1 col C4. Ci siete? Naturalmente questo calcolo lo posso fare non solo per le rette che appunto stanno spazzando tra C1 e tra R1 ed R4, ma anche tra R2 ed R4 un'altra volta, cioè queste qua, queste rette qui. E di nuovo, se prendo tutte queste rette, troverò dei punti che si troveranno lungo questo segmento qui. Bene? E così via. Poi prendo le rette che stanno tra la 3 e la 2. No? Questa retta qui, tra la 3 e la 2, e troverò, questa è la C3, tutti i punti che stanno qui. Ed infine le rette che stanno tra 1 e 3, e troverò i punti che giacciono qui. Ok? Allora, l'insieme dei punti che sono nell'interno di questa figura geometrica che abbiamo così determinato, come le eccentricità di tutte le rette tangenti alla nostra sezione, l'insieme dei punti che stanno qua dentro si chiamano punti del nocciolo d'inerzia. Perché è importante il nocciolo d'inerzia? Perché è importante? Perché sulla base di quanto abbiamo capito prima, quando abbiamo fatto l'analisi di che cosa sta succedendo in particolare su E2, l'abbiamo fatta, ma ovviamente la potevamo fare anche su E1, su E2, quando noi avvicinavamo o allontanavamo l'asse neutro, e qual era l'eccentricità corrispondente quando avviciniamo e allontaniamo l'asse neutro, noi possiamo capire questa cosa, che se l'eccentricità sta esattamente sul bordo del nocciolo d'inerzia, l'asse neutro è una retta che sicuramente è tangente alla nostra sezione. Se siamo, no? Se prendo come eccentricità un punto qualsiasi, da quest'altra parte così vedete anche voi, se prendo come eccentricità un punto qualsiasi che sta sulla frontiera di questo nocciolo d'inerzia, cioè questi punti qui, va bene? Allora l'asse neutro sicuramente è un asse che sarà tangente
alla mia sezione. Va bene? Benissimo. Se io prendo un'eccentricità che sta nell'interno, nell'interno dell'asseneo, nell'interno del nocciolo di mezzo, qua dentro, allora ricordiamoci, quando io avvicino al baricentro l'eccentricità, l'asse neutro si allontana. Ricordate, queste sono le regole che avevamo trovato. Quindi se io la metto dentro, vuol dire che l'asse neutro non è tangente, ma sta fuori. Va bene? Sta fuori la nostra sezione. Va bene? Al contrario, ancora, se io prendo l'eccentricità che sta fuori del nocciolo di inerzia, che sta qui, allora mi sono allontanato dal baricentro, allora vuol dire che l'asse neutro si sta avvicinando al baricentro e ha tagliato la sezione. Quindi, quando sono sul bordo ho l'asse neutro tangente, quando sono nell'interno del nocciolo di inerzia ho l'asse neutro che sta fuori della sezione. In questi due casi ho che la sezione, come dire, o è tutta tesa o è tutta compressa, perché l'asse neutro o è tangente o sta fuori. Chiaro? Quando invece ho l'eccentricità che sta al di fuori del nocciolo di inerzia, allora l'asse neutro taglia la sezione. E allora vuol dire che la sezione è parzialmente tesa e parzialmente compressa. Ok? Allora, questo risultato è molto importante per i materiali, in particolare per i materiali che vengono utilizzati nell'ingegneria civile, che sono caratterizzati da un differente comportamento a trazione e compressione molto significativo. Pensate che un modello che viene utilizzato, e lo farete in tecniche costruzioni, il modello che viene utilizzato per il calcio istruzzo per fare le prime verifiche è quello là di pensare che a trazione il materiale non sia assolutamente resistente, cioè abbia resistenza zero. Bene. Allora, quindi voi vi rendete conto che sapere sin dall'inizio se l'asse neutro taglia o non taglia la sezione è importante, è molto importante, perché se non taglia la sezione vuol dire che la sezione sarà tutta compressa, per esempio, va bene? E siamo in compressione. Se invece noi sappiamo che l'asse neutro sta tagliando, qualche problema ce lo dobbiamo porre, perché la resistenza del materiale non è uguale, esattamente la stessa in trazione e in compressione, e quando taglia ovviamente vuol dire che la tensione sarà parzialmente tesa, parzialmente compressa. Bene, questo è il motivo per cui è importante avere idea di dove sta il nocciolo di inerzia. Non solo, ma vi permette il nocciolo di inerzia anche di calcolare con molta semplicità la posizione dell'asse neutro quando noi abbiamo un materiale, come dicevo prima, non resistente a trazione, come viene utilizzato, ripeto, per il calcio istruzzo e anche ovviamente molto per la muratura, che sono i materiali da costruzione, diciamo, più diffusi per l'ingegneria civile. Va bene?